Po' di deodorante Easy. A parte che, perché mi sto a fare i piedi qua? Che poi arriva, sembra che ho tosato un cane. Stavo in Bastia, stavo in Bastia. Poi gli dai un po' di guancia, un po' te sgrulli, perché l'arte dello sgrullo lo disse Cesare, lo disse Catullo. Ah sì, se sgrulla, c'è stiamo, eh. Tipo te lo prendi così, lo afferri e fai il trecciolina. Ah sì, ma che cipolla mi sono fatto? Questo è il cipolloccio. Allora, oggi il piano è codesto. Oggi c'è cioè, codesto, oggi codesto piano si attua. Allora, si fanno 10 game di Weekend League. E poi si fa un po' di sapere e potere barra just chatting, non lo so, con la mia amica. Fre, mantieni la ragione, mi raccomando. Guarda, t'ho preso pure la sedia quella buona. Vedi, non saluti nessuno. Arrivi senza fa come se fosse casa sua, resta Si vede che tranquilla. sono inesperta, dai. Ciao a tutti! Cosa mi piace del Frene? È una persona molto dolce, anche se non si direbbe. Diglielo, diglielo a tutti questi mostri! Mostri di merda! Non mi passi il... come si chiama quel Il coso? pad, il controller. Ah, ok, quindi quello è il pad. Ah, raga, io gliel'ho passato il No, non me pad. l'ha passato, non mi faceva... Devi fare così, devi fare così. Ma cosa stiamo intendendo quando utilizziamo pad? Il controller. Ah, allora non gliel'ho passato, pensavo un'altra cosa. No, neanche un'altra cosa mi hai Porco passato. Dio! Ma lo sai cosa faceva Zano alle medie? Diceva alle tipe, cioè alle ragazze, che dovevano prendere tipo la matita che c'aveva dentro i pantaloni. In realtà i pantaloni nelle tasche, cioè diceva mettete la mano dentro la tasca, in realtà c'aveva la tasca buca e cioè la matita ci stava, però non era quella matita che tutti noi pensavamo. Esatto, mi deve portare a rifarmi le tette, sono d'accordo. Ma che tette? Che tette? Sì, Che voglio una terza piena. tette? Sì, piena. Manco. Sono pure bannabili le tette su Twitch. Pensa un po', neanche dici che oh, te le pago e poi me dai un po' di contenuto qua. Ma No, quello assolutamente non te lo scordi. come? Se te le paga, voglia No, me se. le paghi perché abbiamo fatto una scommessa. La scommessa non prevedeva. Le cambio io Dovevi, no, le dovevi essere più carte in tavola. specifico. E manco mi piacciono le tette. Come fanno a non piacerti le tette? Non mi piacciono le tette, regà. Che vedevo lì? Che Perché non ti piacciono le tette? cazzo ne so? Perché. Perché sono nato uomo? Cioè, sono quelle domande che non c'è sta una risposta, capito? Beh, no, se mi chiedi perché non ti piacciono i peperoni, non mi piace il sapore. A te cosa non piace delle tette? Non mi sanno di niente. Ma non le devi mangiare. Più specifico! Quando le vedo non mi si addrizza al cazzo. Ok, beh, Ok? ottima spiegazione. Diglielo, vedono un paio di tette e diventano delle Ma scimmie. quali tette? Non ce l'ho. Ma sta in generale. No, perché qui su Twitch devi sapere che ci stanno delle donne che diciamo che il mio amico, detto anche Faz, ha fatto un appunto giusto. Non dovrebbero. Diciamo che hanno sbagliato piattaforma di streaming, ok? Per quale motivo? Fanno un cazzo se non fare intravedere parti del corpo, ecco. Il problema è anche una sorta di frustrazione, secondo me, di molte persone. È questa, che magari, capito, ci sta quello che posso prendere in esempio di una persona media, che magari, che ne so, c'ha tot telespettatori in tot le cose, magari arriva una donna su Twitch, e ci mancherebbe, cioè va, nulla al contrario, e magari, capito, fa più numeri di sta persona su magari lo stesso gioco, ma non perché è più brava o perché sa più intrattenere così, ma perché magari c'ha duzzin. Un discorso un po' maschilista quello che fai. Maschilista! Ma se. Lo prendo come un Ti faccio il insulto. conte. Se io Vuoi so che quel. vedere il contenuto della maggior parte delle persone? Prendono un tubo, una cosa, lo mettono vicino al micro. I cazzo di ASMR per far addrizzare le colonne. Che contenuto è?
Che cazzo devo fare? Prendo anch'io il tubo, lo spalmo sopra al microfono, inizio a fa zugu zugu. La porta. E fino a qui. Ok. Vai verso quel corridoio lungo. Ultima porta a sinistra. Sì. Lo cazzo, sono finito. Che bisogna fa? Che bisogna fa qua? Ah sì, è che non ho messo. È che non c'ho le telecamere in bagno. Ehi. Aspetta, fammi controllare il telefono le gambe. Da pazzi! Allora, facciamo una cosa. Mettiti di qua un attimo. Fammi fare questo switch. Cambio posto. Ok. Ah, ma questa è più morbida di sedia. Anzi, questa è dura. Ecco perché. Ecco perché. Non lo dire. Ti piaceva. Non lo dire. Me le tiri fuori. Facciamo una scommessa. Facciamo una partita a sapere il potere, ok? Facciamo così. Una partita a sapere il potere. Se io vinco, viene anche domenica. Se io perdo, puoi decidere una qualsiasi cosa. Mi rifai le pennette alla vodka. Ok. E scegli tu il vino. E se fa schifo, un'altra scommessa. Ok. Salve! Benvenuti a Sapere è Potere! Io mi chiamo Max ed è un vero piacere per me vedervi qui a, ripetiamolo ancora, Sapere è Potere! Incontriamo i coraggiosi concorrenti di oggi. Allora, sport competitivi. Sono quegli sport competitivi. Miti e leggende. Usa strapotere. Capus subito che utilizza uno strapotere. Ragazzi, qua c'è in palio troppa dignità. A quale disciplina sportiva si riferisce il termine impennatura? Vabbè. L'impennatura di cosa? Che devi impennare con l'arco? Che devi fare con l'ano? Sport competitivi. Oh la re, raga. Penso proprio che ti tirerò lì il ghiaccio. Bene. Ti voglio ghiacciare tutta. E qua sento che sei troppo bollente. Che ha concluso il 2016 in cima alle classifiche mondiali del tennis femminile. Ma che cazzo di domande so? E che non stai a mettere Anna Kurmikova? O è lei o è Maria Sharapova? Quelle con l'ova. Angelique Kerber. Angelique Le Kerber che Kerr. Ma che è? Vediamo un po'. Una divergenza di opinioni. Lanciamo una moneta virtuale. Io ce n'ho troppe abilità. A me mi chiamavano il giaguaro. Ora perché doppio passo. Cosa fare, amici? Gli fai la mossa del giaguaro e ok, e che cosa avete fatto voi due? Quali di quegli avi di nazione ha vinto i mondiali di rugby nel 2015? Easy! Gabriel Jesus! E cosa che ho risposto prima io? Come risposto? Ma che so 160 punti? I punti per la merenda ho preso! Ah sì, ma ha copiato! Ha visto che stavo a cancellare quella giusta! No, io le cancello tutte e poi scelgo. Pure mio nonno c'aveva tre palle, era un flipper. Collegate il campione allo sport. No, questa è mia. Che cazzo è sta roba? Mi si è bloccato Ah sì! C'ho il telefono che. Mi si è bloccato il telefono, insomma. Mi si è bloccato il telefono. Siete tutti e due medaglia d'oro. 10 minuti ha sboccato telefono One Plus, boys. Io ho il telefono in circolazione, okay, diceva Zano 17. Qual è il nome moderno della parte orientale dell'isola di Portoghese nel 1526? Ias de Papuas. Che, cioè, se non conosci Ias de Papuas. Sì! Ottimo! Scelta superba. Posso dirlo da folli. Dai, che sei centro contro 360. Ma cosa vuoi? Cosa? Ragazzi, dai, vai a casa. Ragazzi, il gioco finisce chi arriva prima nella piramide. Storia dell'Australasia. Non so neanche cosa sia. Come si chiamava il fuorilegge australiano che viene impiccato nel 1880? Ma che è? Ah sì, è Michael Junior Dundee. Cos'è Dundee? Dundee, la trick shot. Ma che cazzo è sta gente? Ma delle domande umane. Cioè che cazzo No ragazzi, sto gioco è la merda. Devo assolutamente rispondere questa giusta, per forza. Cioè proprio non ci possono stare uguali. Quale personaggio ha ricoperto l'incarico di primo ministro del Regno Unito? Vabbè, questa la... Se sbaglio questa... Oh, complimenti. Ma sei una capra! Non leggevo le lettere! Dab! E si recupera! Elena, sei andata a scuola? A prepararvi. Sì. Lei
studio giurisprudenza, boys. Usato come per pulire, usato per venne, pulire usato venne usato come gas tossico nella prima guerra mondiale. Ragazzi Perché c'ho le banane in testa? Mi sono fatto prendere dalla mania di rispondere veloce. Ecco, vedi sempre cosa che è successo a me prima. Il potere. Allora, ti tiro questo perché sono gentile. Scopriamo ora i vostri vili atti. Perché sto in svantaggio? È difficile da capire. Sto in svantaggio. Si chiama la nuvola che... vabbè, questo è easy. Te lamenti perché è difficile, te lamenti perché è facile. Guarda, se hai risposto prima di me impazzisco. Te prego, dammi sti punti. Dammi sti punti. Ah sì, dammi sti punti. Sono più brava. Vai a casa, Frene, dai. Ci aspetta. Prima vediamo allora da quale gradino partirete grazie al ecco vostro salto della quaglia. Sta due scalini sopra, basta risponde subito adesso. Quando il personaggio di Jim Carrey esclama parcheggio perfetto. E vaffanculo, dai, ultimo. Let's go. Già si scala. Se scala, boys. Già recuperato. Easy. Come si chiama una formazione geografica circondata su tre lati d'acqua? Ma che cazzo ne so? A cosa serve? Porco Dio! Ma l'ho risposta subito! Ci ho messo... No, se risponde adesso ha vinto. Oh, c'è pure il ghiaccio, la tiramo, ho perso. Allai. Quale di queste mosse può essere realizzata con uno skateboard? Porco Dio. No, la sapevi? Sì, no! Lolli, perché ho fatto un anno skateboard. Mi ciucciate tutto. Ti rispondo adesso, ha vinto. Sto su quella wave. Sto su quella fottuta wave. Come si chiama la tecnica decorativa che utilizza carta e stracci intrisi di colla vinilica? Di colla vinilica. Te la sa. Si era collage. No! Porco! Lo sfondo! No, non è ancora vinto. Comunque qua c'è sta ragazzi del monopolio che non mi piace. Ecco, la l'attrice americana ha dovuto recitare con un forte accento inglese per Bridget Jones. La sai? No! Ah beh, sono porco. Ci credo. Ah! Guarda che muscoli! Ti prego, fallo! No! Figlio di puttana! Parità! Ma fai quel dannato salto! Cioè, ragazzi, è mafia! Questa è mafia, sì! Come vengono chiamate le renne in Nord America? Nord America? Ah! Ah! Urlo del Zium! Urlo del Zium! Adesso chi è il migliore? E zitta! Silenzio! Silenzio! Ma laureati chi? Ci fanno tutti super strilli, la far brillare. Ma stai zitto che hai buttato a caso, c'è solo avuto fortuna. Sì, la fortuna aiuta gli audaci. Bibi! Easy! Urlo del potentissimo! E insomma, domenica che ora viene? Guarda, aspetta, tocca per aprire. Gli esseri umani condividono tra loro il 99% del DNA, il 96% con gli scimpanzé e il 50% con le banane. Il 50% banana. Scimmia! Perché io sono il migliore giocatore di sapere e potere, detto anche knowledge is power. E se scommettiamo adesso? Cose in natura? Non ci pensare neanche. Dici in su... Devi, non puoi fare queste cose. Mi sono stiracchiata. Non puoi stiracchiarti. No, non puoi stiracchiarti. Sto giù da non so quanto. Non puoi stiracchiarti. Qua succede un casino, Dai, facciamo domande e risposte. Sì, domande e risposte con ste scimmie. Guarda che scimpanzé. Vabbè, magari faranno delle domande un po' più serie, no? Stiamo cazzeggiando anche noi da 5 ore per la miseria, te credo che scrivono ste cose. Due domande e risposte. Io te dico una cosa, io adesso li scateno. Tu hai voluto due domande e risposte. Chat, si interpella
la chat. Cioè, ogni tanto a vedere questo zoo in chat, anch'io mi adopero nell'arte della scimmia. Tu invece cosa faresti nella vita? In che senso? Oltre questo. Ok, l'ho detto l'altra volta. Prima che succedesse tutta questa cosa, a marzo mi pare, ho preso, un po' prima, a metà febbraio, mi ero informato perché devo assolutamente, voglio andare a fare un corso di cucina, ma quelli approfonditi, un po' dei soldi da parte, un po' le cose, sarebbe l'ideale per me aprirmi un qualcosa inerente alla cucina, perché sono un ottimo cuoco e puoi confermarlo con le mie pennette alla vodka fatte. Per essere un ragazzo sei un bravo cuoco. Quindi adesso ritorniamo a oggi, cioè a stamattina. Quando? Perché lo annuncio ora, ragazzi. Lo annuncio ora. Sabato, non questo, quindi non domani, ma sabato prossimo alle 9, più o meno 8 e mezzo, non so quando sarà, faremo la sfida, cioè farò la sfida con un chilo di carbonara, dove lei sarà presente per venirmi a sostenere moralmente. E ci si stava chiedendo chi potesse cucinare questa benedetta carbonara. Io ovviamente vorrei cucinarmela da per me, però lei ha insistito nel volerla cucinare. Ragazzi, la cucino io la carbonara, perché non dico che sono più brava, non ha senso dirlo, perché comunque, come ho detto, ce la battiamo, ma penso che sia giusto, io cucino e lui mangia. Dopodiché io naturalmente terrò il numero del 118 vicino. Terrò il numero del 118 vicino e aspetterò che lui collassi per chiamarli quando sarà effettivamente troppo tardi. Ma sta porta che cazzo del mondo? Ma un'altra bottiglia di vino? Un'altra bottiglia di vino? Se tira fuori un'altra bottiglia! Si spaccia a poveri! Buru 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 buru. No! Ma la domanda sarà buona? È aceto. Com'è aceto? Senti. Che c'è, l'ho mescolato con una cosetta che... No, non lo sto scherzando! Che mi guardi con quella faccia? Che ci metto lì? Che dici? Ne vado a cercare un'altra? Famosa a capire. Ma hai una bottiglia di vino che non si è impolverata? Allora, il vino più invecchia più è buono, come il sottoscritto. Prosecco di Valdobbiadene con Bertaldo. Azzì! Se me lo dicevi portavo il pecorino. Ma il pecorino ce l'ho ovunque qua. Dentro sta casa il pecorino è everywhere. Non mi sa che non è forse. Ma no, ti sei rotto il tappo. Cioè, mi sei rotto il tappo. Ma porco Dio. Ah, io lo devo fare? Io non è che quei tappi... Cioè, i tappi io li levo e basta. Anche qui il colore non promette molto bene. Assaggialo. Fidati. No, adesso assaggi tu. No, assaggialo. Adesso assaggi tu. Te dirò... Oh, io l'ho assaggiato. Ma sa di affumicato. Cos'è? Che vuol dire cos'è? È un prosecco, sì! È il prosecco di Valdobbiadene. Ma non è prosecco, il prosecco è giallastro, non è color piscio. Di Valdobbiadene. È il prosecco migliore marchigiano che esista. Sono i colori dei prosecchi che mi ha portato. Voi avete mai visto un prosecco che abbia questo colore? Vabbè, te devo tirare fuori con la bottiglia? Ok. Guarda, dammi sti bicchieri. Via pure l'altro. Aspetta, dopo te lo prendo. Niente, sto bicchiere proprio non me lo vuole prendere. Ce penso io. Niente, ragazzi, non ce la faremo a bere un prosecco oggi pomeriggio. C'è poco da fare. Mo che cavolo starà a prendere quest'altro? Preso. Un moscato. È dolce, dai. Dolce. Dolce come la mia anima. Questo non è neanche impolverato. Allora, se questo dici che te fa schifo, guarda, succede un casino. Come ci torno a casa? Vabbè, ma non ci torni a casa. Che devi, torna pure a casa. È qua a casa tua, guarda, il letto c'è. Anzi, ci stanno più letti. Ma non devi dire queste cose. Che devo dire, a casa mia c'ho un letto solo. Mi scambiano per un profugo. Ma c'è la macchina? Sì. Vabbè, guido io.
Sicuro ti faccio guidare. Sono più sicura io da ubriaca alla guida piuttosto che te senza patente. Io la patente guarda che ce l'ho, eh. Su GTA. Allora, questo già che è duro la tira fuori. Questo già mi gasa. Sto moscato, baby. Sto moscato ne sa una più del moscato. Ale, e questo già dal rumore. Ah sì, c'ha un odorino. Dal rumore è positivo. Guarda, lascialo perdere. Ragazzi, questo mi vuole avvelenare. Allora, questo c'ha pure il colore che è decente. Sì, un decente color piscio anche questo. Sì, ma è buono, l'ho assaggiato nella bottiglia. Te fidi? Bevi. Allora, l'odore è buono. È tipo strutto sciolto. Ah sì, sto moscato, guarda, te dico di quando è. 2019. È buono. Oh. Cazzo. Ed è Natale. Bevi, che te fa bene alla salute. È tutta salute. Anzi, sta bottiglia è solo esclusivamente per le occasioni speciali. Perché tu dimmi, quale persona ti tira fuori un moscato spumante, vino spumante aromatico di qualità. Anzi, prodotto in Italia, di sti tempi. 1755 il sacco. Questo è lo spumante migliore che si possa offrire ad una donna. Quindi esattamente cosa vuoi? Niente. Tutto quello che viene interpretato o detto da terze persone, io mi dissocio. Come lo trovi un ragazzo che ti apre tre bottiglie per trovare quella che ti piace di più? Niente. Clap in the chat. Niente. Zante, vai, spruzza. Che schizzetto. La smetti di dire doppi sensi? Cazzo, ah, me l'hai schizzato negli occhi. T'ho schizzato negli occhi. Ma che cazzo sta succedendo? Ma che c'è? Oddio, ma questo è alcol, brucia. Lo so che brucia. A forza di dagli, brucia che sì, brucia. Vai a prendere qualcosa da mangiare. Che vuoi da mangiare? Il salame? Prima che mi ubriaco. No, il salato. Ce penso io. Azzi. Guarda che tu. Azzi. Vuoi tre wurstel? Ce l'ha fatta, ragazzi. Questa è la mia merenda post pranzo. Un wurstel e un crostino. Ok. Oh, la play! Che sta volando Uzi! Stanno nel chili! Che è sto rumore? Allora è partita la macchinetta per i capelli! Vedi quanto cazzo vibra! La macchinetta per i capelli, si è azionata, zi! Che guardi? Io ti ho dato libero... libera interpretazione della mia stream. Flexa sto braccio, Fre, fidate. Flexo, vabbè, flexa. Dai, boys. Scusate un attimo, flexo sto braccio. Oh! Ma che stai ridendo? Guarda, oh! Ma porco Dio, guarda che branda! Mi chiamavano Arnold Schwarzenegger. Dai, ce l'ho di più io. Ma che c'hai più te? Adesso, aspetta, adesso... Ma che è? Ma che ci fai con quel braccio? Guarda qua che roba. Ma che fai, oh? Cioè, che fai per tenerli così allenati? Guarda che anche il sinistro è così. Ah, due mani addirittura. Cioè, due braccia volevo dire. Volevo dire, mi alleno, ci tengo al fitness, di conseguenza ho due braccia forti. Ecco, è arrivato quel ragazzo. Quello che hai detto che era meglio.